Ma io non sono qui per celebrare nel senso sacerdotale, non sono qui né per perdonare né per elevare a santità. Per me il mondo dell'arte esiste e quindi come tale merita la nostra attenzione. E celebrare quindi a partire da quali fattispecie, insomma, questa biennale? Ma ha visto la narrazione, ci sono, l'importante è che ci siano 120 artisti chiamati, 103 non mai chiamati prima, e l'idea della disposizione e la coreografia è una idea che si fonda essenzialmente sulla valorizzazione dei moti dell'animo che ispirano gli artisti e quindi delle ragioni per cui gli artisti fanno arte. E quindi in questo senso appunto tocca un aspetto umanistico, nel senso che è l'artista che entra in campo come energia vitale, come soggetto operativo. Quindi l'opera e l'artista che vivono insieme nel momento in cui la creazione ha luogo. Quindi è una umanistica anche in questo senso, insomma, della capacità di rigenerazione. L'ultima cosa, rispetto alla precedente biennale di qui in Windsor, l'impostazione curatoriale è molto distante. Le ritiene complementari o contrastanti? Tutte e due. Il bello della biennale è che capita ogni 2 anni per fare esattamente questo, farle complementari o contrastanti a secondo quello che la nostra intuizione ci suggerisce.